Allora, com'è nata l'idea? L'idea, lo spiegavo proprio poco fa a un vostro collega, se volete è anche molto semplice, cioè noi ci siamo voluti chiedere, chiaramente pensando sempre alla comicità, perché sennò sembra che uno faccia sempre cose, discorsi, chissà che tipi di discorsi, noi partiamo sempre dalla comicità, cioè ci siamo immaginati che in un paese dove, in un paesino che poi è metafora di tutta l'Italia, diciamo, in un paesino dove tutti sono indignati, come capita spesso di sentire dire basta con questa politica, bisogna cambiare, eccetera, eccetera, abbiamo detto ma se arrivasse veramente il cambiamento, questa gente poi accetterebbe di perdere un pochettino del proprio orticello che si era creato spesso all'interno di una illegalità di cui si era anche dimenticato, perché spesso noi facciamo delle cose illegali e non ce ne rendiamo conto che sono illegali. Allora in questa maniera abbiamo trovato il modo di raccontare comicamente, perché questo è sempre il nostro obiettivo, comicamente una realtà. Ed è vero che quando è finito il film lo abbiamo visto tutto completo, perché uno se lo può immaginare mille volte quando lo scrive, però quando lo vedi ti rendi conto che hai fatto una cosa, come dire, semplice ma nello stesso tempo complicata, perché è molto semplice, noi diciamo sempre in un bar si discute sempre, c'è sempre qualcuno che se la prende con i politici e c'è sempre qualcun altro che ribatte e che dice sì vabbè però pure noi ci abbiamo le nostre responsabilità. Ecco, noi su questa cosa molto semplice abbiamo fatto un film e quando lo vediamo ci siamo resi conto che però è anche complesso. Io credo credo la tesi di fondo del film, la classe politica di un paese, io credo che non sia mai né migliore né peggiore del paese, sia esattamente l'espressione del paese, e questo credo che il vostro film lo dica in maniera molto chiara. Però vedi com'è una cosa molto semplice, cioè noi siamo molto basici sempre, cioè proprio perché continuiamo a vivere la realtà normalmente, ci rendiamo conto che è una cosa che in qualunque bar d'Italia si discute questa cosa, però alcune volte le cose più semplici sono, più possono apparire addirittura nuove. Senti, può sorprendere il fatto che siano 5 persone a firmare il soggetto. Di solito il soggetto nasce da un'idea di una persona, di 2 persone, poi magari la sceneggiatura invece si allarga in più persone. Ecco, voi firmate sia il soggetto sia la sceneggiatura in 5. Questo è un po', può sembrare strano. Ma io ti dirò di più, che se questo film fosse venuto non bene, non neanche il soggetto sarebbe venuto fuori. Nel senso che tutti avrebbero visto un film brutto e quindi anche l'idea, seppur carina, sarebbe passata inosservata. Ecco perché questo premio al soggetto è un premio a tutto il film, quindi, perché questo film si è evoluto, nel senso che ci ha messo lo zampino il direttore della fotografia, ci ha messo lo zampino la regia, ci ha messo lo zampino gli sceneggiatori che hanno continuato a partecipare sul set. È un film, i film sono sempre, diffidate sempre di quelli che dicono, cioè il film è veramente l'opera corale in assoluto, il mio film è l'opera corale in assoluto, per cui a noi piace sempre condividere questa cosa. E quando noi diciamo che veramente questo film c'è veramente lo zampino, per esempio l'operatore alla macchina è quello che si mette là e gira la scena, ecco, quella è una cosa fondamentale. Molte delle idee che poi vengono spacciate per idee del regista sono idee dell'operatore di chi era là. Molte delle idee che vengono spacciate dai grandi registi sono idee che ha avuto il direttore della fotografia, cioè è veramente così, non mi sto inventando niente. E allora tu ti rendi conto che veramente oggi, se io devo dire grazie, non devo dire soltanto grazie a chi ha pensato al soggetto, a chi ha scritto la sceneggiatura, ma veramente a tutti quanti, perché altrimenti sarebbe venuto fuori un film non bello e del soggetto tutti se ne sarebbero fregati.